Oggi al castello si festeggia il 18° compleanno di Giuseppe, un ragazzo che sogna in grande. Sono Giuseppe, vengo da Torre Annunziata, sono un ragazzo molto egocentrico. Ho lavorato da un parrucchiere, però questa cosa con il lungo passare ho capito che non andava per me. Con il fono mi stavo gubbiando. Fortunatamente agenda di influencer e vado perfetto. I miei video fanno milioni di visualizzazioni, cioè quello che parte da 70 milioni, 80 milioni, pensa che ne ho fatto pure uno quasi 300 milioni. Giuseppe è un tipo fantasioso, è un po' particolare, non è un ragazzo semplice. Per niente. E qual è il luogo migliore per trasformarsi in star per una notte, se non il castello? Voglio fare la festa al castello perché mi rappresenta. Angiulil, dorato, barocco. Volesse l'elicottero, i ballerini, i cantanti, la gente che mi fanno i fotografie, perché poi ha già fatto ingresso con me una star. Al castello ogni cerimonia è da Oscar. Speriamo bene. E allora ditemi, cosa che dobbiamo fare? Siamo venuti a organizzare questo 18°. 18° compleanno. Però ad essere bella, rossa, enorme, capito? Perché mi avrei solo, Faro. Che significa mi avrei solo? Ma fammi capire. Se ha dei tramonto, da su soli avete. Un tramonto in Zeizzi, Sagallo. Sagallo in Zeizzi, è l'alba. Bravissimo. L'alba. Adesso un bello solo pesante. Quindi vuoi fare te? Sì. Per me questa festa deve durare minimo 6-7 ore. Cioè io sarei contentissimo se faremo 10 ore, la verità. Piano piano, fammi capire una cosa una volta. Tu cosa devi fare? Una cena o un pranzo? Una cena. Una cena. Rosa da mangiare assai. Ci vanno 3-4 piatti di pasta. Yeah. No, veramente. Perché la famiglia mi mangia assai. Poi quando andiamo alla ristorante, dice che mangiamo poco. Siamo tutti maialini, ci piace proprio mangiare assai. E quindi 3 piatti di pasta, riusciamo che so poco. Però mo oggi c'è una cosa. Dato che mamma è incinta. È in dolce attesa? Sì, sì. Auguri. Grazie. È pregnante, come si dice in inglese. Diciamo in dolce attesa, diciamo in italiano. Ah, proprio is pregnante, pure se può dire. Andiamo ad aggiungere una tua piatta di pasta, perché a mamma sai le piacciono i pasta e fasulo piccozzo. Però, rindaro di parmigiano. Pure pasta, fagioli, cozze nella ruota di parmigiano. È troppo. Io voglio impazzire con i pasta e fagioli e cozze. Infatti non dico che li mangio tutti i giorni, però mi piace. Credetemi, di solito di sera si fa qualcosina in meno e non in più. C'è da fa, meno buono. I femminili gente stanno a contondà. Poi l'arrivo, come lo fai tu? No, io vengo qua a cielo con un elicottero. Helicopter, helicopter! L'elicottero. Un balone. Io volevo scendere un po' per la scaletta da cielo, da 2 metri alto l'elicottero. Tipo come fanno quando... Scendono impossibile. Io ho già visto che l'uscino, ma io voglio fare pure... Come fai, figlio no, mio? No, si può fare. Io mi vecchio cinema. E io li voglio realizzare, sti cinema. Ha già staccato poco in televisione. Va bene, allora, penso che è tutto a posto, non dobbiamo vedere nient'altro. Io voglio dire l'ultima cosa. Per l'ingresso, dato che stanno sempre i camerieri, io non li voglio. Voglio i vulcani, piffiamo casa Izzina. I vulcani? Il fuoco proprio. Ma io è pericoloso. No, si è da fatto, ma a te? No. No, ma quale pericoloso? E c'è mamma i bombieri, poi tengo 3 vestiti, però se si sa più prima, ci mettiamo un secondo, se si sporca un secondo ci mettiamo un terzo. Che se è tutto esuberante, c'è da esplodere. Da esplodere, ancora? Esagerato. Abbiamo fatto tante cose, ma non... Però vedi perché se voleva donna Imma, che donna Imma marito, tu si viene che ti accontenti tutto. Ma non potremmo fare cose impossibili. Ma si può fare, nulla è impossibile. Il castello, i sogni, sono desideri. E donna Im realizza tutto quanto. Però a me mi è capitato Don Matteo. Il troppo storpia. Vabbè, Peppi, non ti preoccupare. Va bene.
a disposizione. Non ti preoccupare, Don Matteo. Tanti auguri. Grazie. Tanti auguri. Arrivederci. Don Matteo non te ne proprio idea quello che sto facendo, perché poi pensa e faccio. E quante sorprese che ha già fatto, però non già aggerito. Sì. E da te che suona, no? Perché? Che cosa è successo? Che ho sudato sette camici. È venuto il tuo amico Peppe. Chi è il mio amico? Peppe. Giuseppe. Ah, Giuseppe, ho capito, ho capito. Compleanno 18 anni. Compleanno 18 anni. Menù abbondantissimo. Tre prime, come fai? L'elicottero. Poi te lo danno pure i vulcani. Ah. Dicevo, no, quella se c'era donna Im me le regalava. Ma all'ingresso? Sì, sì, all'ingresso. Babbo, ma te. È un bravo ragazzo, molto simpatico, un poco. Diciamo, un po' esuberante, poi 18 anni, sai, ragazzi come sono, però. Ma se uno non fa un po' di ammuina al suo 18esimo, ma quando lo deve fare? Ma te, mo, rilassati un po', abbracciami un po'. Ci andiamo a britti, ma fai. Io a volte non capisco che è complicato, non è che possiamo accontentare sempre le richieste di tutti quanti. La prossima volta ci parli tu e io me ne sto bello a godere la pioggia e a rilassarmi.